Buonasera, buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con il terzo tempo live, le 16:03 in diretta su Rete 8 Sport. Buonasera Fabio Ferraresi. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Fabio, gran secondo tempo, 5 nitide occasioni per vincere la partita, 2 traverse, miracoli di Perisan, quanto rammarico, tantissimo. Beh, al netto di questi 90 minuti sicuramente il mister sarà rammaricato, però cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso che una squadra che ha giocato con un atteggiamento diverso rispetto all'ultimo periodo e ha dimostrato che si può fare, nel senso che questo campionato è abbastanza mediocre, tolte quelle 4-5 squadre che sono lassù e che hanno giocatori importanti. E io lo continuo a ripetere dall'inizio dell'anno, nonostante che ogni tanto ci siamo anche scontrati. E credo che questa squadra possa provare a giocare un calcio un po' più propositivo come ha fatto oggi, al di là dei numeri, al di là della difesa 4-5. Sì. Però io ho visto Scognamiglio oggi uscire 2-3 volte alla tre quarti della difesa avversaria, quindi sotto la panchina opposta, sì, cosa sì, che ad accorciare proprio, cosa che non avevo mai visto durante questo campionato. Quindi quello che voglio dire io, non perché sicuramente scopro l'acqua calda, ma se ci si lavora e si cerca di fare qualcosa di diverso, anche giocatori che per caratteristiche o magari per fisicità, per struttura, possono avere delle difficoltà a fare un certo tipo di calcio, come abbiamo spesso detto anche qua, come possono essere Scognamiglio, Bocchetti, se ci si lavora si può fare. Atteggiamento del Pescara, a parte i primi 10-15 minuti del primo tempo dove ha rischiato, sì, no? Ha rischiato di partito meglio il Pordenone. Sì, ha rischiato di prendere gol e se l'avesse preso sarebbe stato complicato poi rimettere in piedi una partita contro una squadra che sicuramente si metteva là dietro e cercava di non farti giocare. Però passato il pericolo, secondo me non ha fatto male oggi il Pescara. No, anzi, secondo tempo secondo al di là delle conclusioni in porta, che i numeri poi danno sempre una reale dimensione di quello che è stata la partita. Il Pescara penso che da molto non tirava così, certo, in porta, e ha preso un paio di traverse, ha cercato di fare, ha cercato di proporre, e quindi io da questa partita quindi andiamo al di là del risultato. Al di là del risultato, dopo questa partita sono molto fiducioso, perché il mister secondo me sta facendo il massimo con quelle che sono le potenzialità che ha a disposizione. Tra l'altro questa è la terza partita delle cinque di Grassadonia in cui il Pescara non ha subito gol, quindi comunque è stata garantita anche oggi una certa solidità, malgrado l'inizio. Insomma, ci sono stati un paio di pericoli per la porta di Fiorillo, probabilmente problemi di assestamento perché Grassadonia è passato la difesa a 4, si pensava a 3 anche oggi a Lignano Sabbiadoro contro il Pordenone, perché era stato provato Rigoni al centro della retroguardia per l'assenza di Drudi, causa squalifica. Invece Rigoni ha giocato mezzala, ma soprattutto la novità sostanziale, l'impiego dal primo minuto di Valdifiori. Ieri ne aveva parlato benissimo il tecnico Grassadonia, tra l'altro avevamo fatto proprio la domanda su Valdifiori perché aveva detto Grassadonia: io voglio più qualità dal centrocampo, e quindi per arrivare ad avere più qualità nella manovra ci vogliono giocatori all'altezza, e quindi la domanda è stata proprio su Valdifiori. Valdifiori ha detto assolutamente non è uscito dalle rotazioni, è un giocatore prezioso, fondamentale, un uomo spogliatoio, non era al top della condizione, ma sarà molto utile in questo finale di campionato. Infatti diciamo che c'è stato un depistaggio ieri da parte di Grassadonia anche sulla difesa 3-4. Insomma, alla fine Valdifiori ha giocato, certo deve ancora crescere Valdifiori, poi è stato sostituito da Busellato. Bene secondo me Galano alla distanza, lo stesso Maestro un buon impatto sul match. Peccato, insomma, peccato perché questo 0-0 non fotografa esattamente l'andamento del match. Ci sono state 5 limpide opportunità a disposizione del Pescara. È vero, il Pordenone all'inizio ha colpito una traversa, ha carezzato la traversa con Ciuria, l'uomo più pericoloso della squadra di Attilio Tesser, ma nella ripresa ci sono state le traverse di Maestro, Galano, poi la grande opportunità per Gut, gran riflesso di Perisan nella parte finale del match. Segno anche che la condizione atletica è migliorata sensibilmente, no? Perché il Pescara davvero è uscito anche oggi alla distanza, sei d'accordo? Sì, sì Massimo, ma io guardo spesso anche i tuoi servizi, le trasmissioni che fate su Rete 8 dello Sport,
e quando capita che riuscite ad andare là, vedo una squadra che spesso corre, spesso c'ha il cronometro in mano, giocatori che si impegnano, e lui durante le conferenze dice sempre che è una squadra che ha voglia di fare, che ha voglia di soffrire e di uscire da questa situazione. Quindi sul piano fisico non ho dubbi che da qui alla fine verremo fuori. Sul fatto che magari qualche giocatore debba metterci qualcosina in più, su questo sì. Andiamo da Paolo Durante, il nostro inviato, all'esterno dello stadio Guido Tegel di Lignano Sabbiadoro, quest'anno la casa del Pordenone, Pordenone che lo scorso anno giocava alla Dacia Arena di Udine nelle partite casalinghe in Serie B. Paolo. Sì, grazie Massimo, saluto te e il tuo ospite Fabio Ferraresi. E niente, è stata una partita, uno 0-0, un punto che fa sicuramente più comodo al Pordenone, che veniva da 4 sconfitte consecutive, era un po' piombato nella zona un po' rischio, no? Era a 5 punti dalla zona play-out, comunque abbastanza distante, mentre il Pescara, che è penultimo, aveva bisogno di un successo pieno proprio per rilanciarsi un po' in classifica dopo la sconfitta interna contro la SPAL. Potremmo titolare così questo incontro, Massimo, se fosse un quotidiano: Pescara, pari e rimpianti. Rimpianti perché la formazione biancazzurra nel secondo tempo ha giocato decisamente meglio del Pordenone e soprattutto ha colpito due legni, e poi c'è stata una straordinaria parata del portiere di casa. Ma andiamo alla cronaca. Pordenone-Pescara 0-0, questa la cronaca, primi 20 minuti decisamente in mano ai Ramarri, la formazione di casa che gioca qui a Lignano Sabbiadoro, la casa appunto della formazione allenata da Attilio Tesser. Al secondo minuto, subito in avvio, c'è stata una mischia furibonda all'interno dell'area di rigore del Pescara, conclusa da Mallamo, che da pochi passi, da pochi metri, ha tirato incredibilmente al lato. Poi su uno dei tantissimi corner battuti dalla formazione di casa, credo che in totale ne abbia battuti la formazione di Tesser 11, al settimo minuto, sugli sviluppi proprio di un calcio d'angolo, colpo di testa di Scavone, alto. Ciurria è stato sicuramente l'uomo più pericoloso dei suoi, al 14esimo si è accentrato, si è liberato bene proprio dal limite dell'area, con il suo sinistro pungente ha spolverato praticamente la traversa. Poi però dopo questi 15-20 minuti di gioco, il Pescara, che aveva iniziato troppo timidamente, è uscito sicuramente fuori, ha preso campo, anche se non è stato particolarmente pericoloso. Ricordo soltanto una conclusione di Odgaard, tiro però troppo centrale. E poi al 29esimo invece c'è stata una bella azione insistita in area del Pordenone di Maestro, che però è inciampato sul pallone proprio al momento in cui doveva concludere verso la porta difesa da Parisien. Tutto questo è accaduto nel primo tempo. Nella ripresa il Pescara, subito in avvio al quarto minuto, c'è stato un tiro a giro molto importante, molto bello da parte di Maestro, clamorosa traversa colpita appunto dal Pescara con il portiere Perisan, che non poteva intervenire. Al 25esimo altra traversa del Pescara colpita da Galano, e poi al 36esimo c'è stato il miracolo del portiere del Pordenone su un tiro da distanza ravvicinata di Gut. Poi nel finale ancora il Pescara ci ha provato con Capone e soprattutto con Galano, che è stato anticipato al momento del dunque. Secondo tempo in cui il Pescara ha provato ad attaccare, ha costruito almeno 3 nitide palle gol, però i legni hanno fermato la vittoria possibile del Pescara. Pordenone Pescara 0-0. Questa è la cronaca, Massimo, ma qui c'è il direttore sportivo subito, Bocchetti del Pescara. Buonasera. Bocchetti. Allora, dicevo, pari a rimpianti, Bocchetti, possiamo sintetizzarla così. Primo tempo però in cui il Pescara nei primi 20 minuti si è visto pochissimo, meglio, è stato molto aggressivo la squadra di Tesser, però poi nel secondo tempo due legni, una parata straordinaria, pari e rimpianti. Abbiamo sofferto nella maniera giusta, comunque una squadra che lavora da 2 anni insieme, da 3 anni insieme.
però c'è stato veramente poco da parte del Pordenone oggi. Ci sono rimpianti, rimpianti soprattutto per l'amore di occasioni da gioco che abbiamo prodotto. Abbiamo fatto un passo in avanti notevole, la squadra sta incominciando a capire cosa vuole l'allenatore, quindi è un buon segnale. Però purtroppo noi questa è una partita da vincere, perché l'abbiamo dimostrato e perché era meritata. Un punto al Pordenone potrebbe andar bene, ma al Pescara certamente assolutamente no. Assolutamente no, non nascondiamoci, noi dovevamo vincere la partita, abbiamo fatto di tutto per vincerla, si è visto, e la squadra ha avuto anche la qualità per vincere la partita. Due legni, il primo tempo comunque c'è stata un'azione importante, quella di Maestro, che non è riuscito a tirare in porta, e il secondo tempo c'è stato solo un monologo della squadra che ha fatto veramente bene. Grassadonia le sta davvero provando tutte, il tecnico oggi ha anche cambiato sistema di gioco presentando proprio Maestro insieme a Odegaard lì davanti e Galano. Sì, in fase di possesso era un 4-3-3 con due giocatori esterni larghi. In fase di possesso dovevamo abbassare un pochettino Valdifiori nei due difensori centrali, però sì, dall'inizio abbiamo capito che il loro tre quarti non era molto aggressivo, quindi si poteva rimanere nelle posizioni iniziali. C'è rammarico, però dobbiamo essere fiduciosi, perché se continuiamo a produrre questa mole di gioco e questo miglioramento partita dopo partita, vinciamo le partite. Purtroppo però la classifica non può aspettare, non siete stati premiati oggi, all'orizzonte subito c'è questa gara, manco a dirlo, da vincere martedì in casa contro l'Ascoli. Ho detto dall'inizio, nelle partite dobbiamo solo vincere, quindi non nascondiamoci dietro ad altre soluzioni, quindi anche con l'Ascoli è una partita da cercare di vincere. Ci proveremo con tutte le forze, recupereremo qualche giocatore, in questo momento qua sta giocando meno, quindi ha un po' di forza in più, però è un rammarico, perché ci poteva dare veramente uno slancio notevole questa vittoria. Dal punto di vista delle individualità abbiamo visto che ad esempio Macin è entrato in corso d'opera, è sembrato un po' un pesce fuor d'acqua, non so se forse sono un po' troppo severo, come l'ha vista Bocchetti? No, assolutamente, dico, chi subentra in una partita comunque già rodata è normale che fa un po' più fatica, ma Macin ha fatto forse un po' di fatica in più a livello tecnico i primi 5 minuti da quando è entrato, poi dopo si è vista la qualità del ragazzo che ha prodotto anche due assist, quindi si parla già bene anche con lui, grazie a lui, quindi Macin deve essere un valore aggiunto, è un valore aggiunto di questa squadra, soprattutto a livello tecnico, è normale che subentrando si faccia un po' più fatica di quello che ha giocato quasi tutta la partita. Quando Galano, rispetto a quanto fatto nel primo tempo, ha giocato nel secondo un po' più vicino alla porta, è stato sicuramente più pericoloso, è d'accordo su questo? Ma il primo tempo l'abbiamo servito veramente poco, quindi non è colpa del ragazzo, ma perché l'abbiamo servito poco, abbiamo giocato soprattutto su Maestro, che era quella fascia un pochettino più libera, però la squadra incomincia a palleggiare già da dietro con un palleggio fluido, quindi stiamo migliorando, non basta, dobbiamo fare qualcosa in più, perché non basta. In sede di commento qualcuno si è un po' sorpreso della sostituzione di Maestro? Ma non lo so, adesso queste cose tecniche bisogna domandarle al Miss, quindi su questa cosa qua non posso rispondere. L'ultima, Bocchetti, che cosa rimane dopo questa partita oltre a una buona prestazione? Siamo veramente dei grandissimi con quello che la squadra può fare e quella squadra non ha fatto fino in questo momento qua, perché se questi ragazzi in questo momento qua hanno delle qualità e si vedono, non ho capito perché nel corso dell'anno non siamo riusciti ad avere questa continuità di... Quindi rammarico doppio, triplo. Rammarico doppio, sì. Grazie di cuore a Bocchetti, direttore sportivo del Pescara. Massimo, se non ci sono altre curiosità da parte tua, da parte mia e da parte del tecnico Diego Martelli, è davvero tutto, o meglio,
aspettiamo qualche minuto. Beh, sì, perché aspettiamo, magari non dai, mai. Sappiamo che, sì, sappiamo che il presidente del Pescara non è venuto, sì, in questa trasferta qui a Pordenone, però magari chissà. Ecco, esatto, tu rimani lì. Qualche altro dirigente o qualche giocatore. Certo, perfetto, rimani lì, sì, anche Paolo, perché abbiamo fatto abbastanza in fretta. Esatto, rimani lì perché magari potrebbe anche arrivare, che ne so, qualche giocatore con anche l'aiuto, perfetto, del responsabile ufficio stampa Max Mucciante. Allora ci risentiremo, ci ricollegheremo con te tra poco. Intanto credo che si stia preparando Grassadonia in conferenza post gara. Le parole di Bocchetti: abbiamo sofferto il giusto, un passo avanti notevole, buon segnale, ma questa era una partita da vincere. Sì, sì, poi dopo alla fine ha detto anche che il rammarico grande è che questa squadra oggi ha dimostrato che poteva giocarsi le partite in un altro modo e non l'ha fatto, quindi io torno a tirare l'acqua al mio mulino, nel senso che ha confermato che probabilmente c'è grande rammarico perché molte partite non ce le siamo giocate, Massimo, e non giocandoti le partite senza fare risultato, poi una volta che te la giochi e vedi che ci stai, puoi stare in categoria, ci sono squadre che non è che sono Real Madrid o, certo, Paris Saint Germain, e quindi nel momento in cui te la giochi e capisci che lo potevi fare da prima, secondo me il rammarico adesso diventa grande. La forza della società, del mister e dei giocatori deve essere quella di non pensare a quello che poteva essere o non è stato, bensì di quello che potrà essere in queste 10 partite che mancano da qui alla fine. Oh, tra l'altro il Pordenone prima di questa partita aveva racimolato la miseria di un punto in 5 gare, un punto e un solo gol fatto. Insomma, grande crisi sul piano dei risultati, ma anche una crisi tecnico-tattica che sta attraversando la squadra friulana che aveva diverse assenze, come del resto della Pescara, perché Drudi è un giocatore fondamentale nel cuore della difesa. Non si è fatta sentire però la sua assenza oggi, perché Gutte e Scognamiglio hanno giocato una gran partita, soprattutto Scognamiglio, come dicevi tu, ha guidato benissimo il reparto arretrato, ecco, soltanto nei primi 20 minuti, ma probabilmente c'era un problema di assestamento, no? Perché si era passati da una difesa a 3 a una difesa a 4, dopo diverse partite, quindi bisognava anche capire bene le distanze, soprattutto la misura tra i reparti, le distanze tra i reparti, e questo è stato fatto in 20 minuti. Dopo i primi 20 minuti di difficoltà la squadra è uscita fuori, ma soprattutto nel secondo tempo, quando ha cominciato anche ad insidiare la porta di Perisan, che è stato il migliore in campo, lo possiamo dire senza tema di essere smentiti, perché è stato bravissimo sulla conclusione ravvicinata, la volée di Gut sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Galano. Lì poteva essere secondo te più cattivo Gut? Secondo me è stato molto bravo Perisan. Beh, comunque ricordiamoci sempre che Gut è un difensore, quindi certo, non è la sua priorità. Poi si è trovato lì, ha impattato bene la palla, il portiere è stato bravo, ma tornando al discorso che hai appena fatto tu, oggi il Pescara ha fatto bene. Scognamiglio, io sinceramente era da molto che non lo vedevo, certo, su questi standard, non che abbia fatto chissà che cosa di straordinario, però l'atteggiamento diverso si vedeva proprio da lontano, nel senso che un difensore con le sue caratteristiche, che abbiamo spesso detto che è abituato a non lasciare tantissimo campo alle spalle, vuoi per la struttura, vuoi per la poca velocità, oggi l'ha fatto con grandissima autorevolezza, ha guidato una linea con grande personalità. Quindi se dovessimo recuperare Drudi, come ci auguriamo già da martedì, penso che il mister lo schieri subito, perché ha dimostrato che è un giocatore importante. Secondo me abbiamo delle armi da dare ancora a questo campionato, certo. A parte la difesa 4 abbiamo dei ricambi importanti, oggi Giannetti ad esempio non è stato impiegato ed è un giocatore che secondo me ci può dare tanto. Galano, dopo un po' di partite in cui non è stato impiegato, ha fatto bene. Io mi aspettavo qualcosina in più sinceramente da Valdifiori e Rigoni, sì, però è chiaro un po' sottotono entrambi, Rigoni viene da un'annata un po' particolare dove ha giocato poco, veniva anche lui da qualche partita in cui non è stato impiegato. Valdifiori anche lui ha giocato poco nell'ultimo periodo con la gestione Grassadonia,
però credo che nell'intento del mister ci sia di tenere tutti, tutti sul chi va là, sul chi vive, tutti, farli sentire tutti importanti, quindi questa è una risorsa secondo me da non sottovalutare, perché come rosa adesso siamo competitivi là dietro in quelle squadre che lottano per non retrocedere. Anche perché insomma ha una grande varietà di soluzioni a disposizione il tecnico biancazzurro, ricordiamo una rosa numerosa, soprattutto di qualità, dalla tre quarti in su, quindi non è mai facile fare delle scelte. Io vorrei tornare per un attimo ancora all'esterno dello stadio di Lignano Sabbia d'Oro, Guido Teghil con dal nostro Paolo Durante, perché volevo capire da lui proprio, che ha visto dal vivo insomma la partita, se ha notato proprio dei miglioramenti proprio sul campo, anche dal punto di vista proprio dell'organizzazione di gioco, sul piano proprio direi della manovra, perché è vero, nel primo tempo forse, come diceva Bocchetti, Odgaard è stato lasciato un po' solo, no? Arrivavano poco e male ad appoggiare tutti gli altri compagni di squadra alla manovra offensiva, ma poi nella ripresa è stato un crescendo, se vogliamo, rossiniano. Sì Massimo, hai ragione, Odgaard è stato servito poco, anche se è stato molto bravo a difendere alcuni palloni, ha dialogato soprattutto sulla fascia sinistra con Maestro. Diceva Bocchetti che Galano è stato servito poco, anche perché Galano andava a cercarsi il pallone troppo indietro secondo me rispetto alla porta, e quindi magari era un po' avulso in quel momento, in quel frangente, in quei 20 minuti dal gioco. La costruzione della manovra quindi ne ha risentito in questi primi 20-25 minuti. Poi nel finale già del primo tempo si è visto che il Pescara poteva far male al Pordenone che era stato sì pericoloso nei primi 15 minuti, però ricordiamo che i tiri scagliati dai giocatori del Pordenone, a parte quello di Ciurria che ha spolverato la traversa, sono stati comunque tiri fuori bersaglio, 3 tiri in totale. Pescara, lo abbiamo già ricordato, nel secondo tempo è stato abbastanza sfortunato con 2 legni a portiere battuto tra l'altro, e soprattutto ci sono stati alcuni cambi forse anche azzeccati da parte del tecnico Grassadogna. Forse io non avrei da parte mia sostituito Maestro, che oltre ad aver colpito la traversa in avvio di ripresa poteva sempre quindi quando hai detto qualcuno ha espresso quando hai detto qualcuno ha espresso delle perplessità eri tu. No, non mi riferisco solo a me, perché poi ho sentito da Marco anche in tribuna c'era qualcun altro che era sulla mia stessa lunghezza d'onda, però a parte questo, mia personalissima valutazione per come ho visto il giocatore, che stava giocando abbastanza bene, insomma. Galano è cresciuto molto nella ripresa, però perché secondo me si è avvicinato molto alla porta, e quando si avvicina alla porta Galano è pericoloso, è stato protagonista anche di un bel contropiede, è stato fermato con ammonizione da un difensore, altrimenti sarebbe andato in porta. E poi a proposito di singoli, forse non è stato detto, oppure se lo avete detto non l'ho sentito nella prima parte della tua trasmissione, Massimo, secondo me ha giocato molto bene in difesa Bellanova, è stato puntuale e preciso, hai ragione, da quella parte il Pescara un po' meno Masciangelo, se vogliamo, ha perso anche qualche pallone di troppo, però Bellanova è stato molto preciso e si è proposto anche in avanti. Hai ragione, facciamo ammenda, ha ragione Paolo, perché oggi Bellanova è stato bravo secondo me più in fase difensiva, perché ha fatto un paio di diagonali su situazioni anche pericolose, questo è segno che sta anche migliorando, ci fa piacere. E poi tra l'altro Masciangelo all'inizio diciamo che si è un po' incartato, proprio pronti via, c'è stata una grande occasione secondo me la più nitida costruita dal Pordenone, ma su un errore della difesa biancazzurra, perché Mallamo, no, da posizione più che privilegiata, non ha preso la porta, era 7-8 metri dalla porta difesa da Fiorito. Però dopo questi primi 20 minuti il Pescara si è riorganizzato bene, ma fa sempre la differenza, Fabio, l'interpretazione, perché tu, è chiaro, quando noi abbiamo visto all'inizio la difesa a 4, però la squadra era molto bassa, col baricentro basso all'inizio, era una questione anche di trovare le giuste distanze tra i reparti. Poi quando ha preso un po' di confidenza, se vogliamo, col nuovo modulo, la squadra è uscita fuori, cioè è sempre l'atteggiamento che fa la differenza. Sì, l'atteggiamento è sicuramente imprescindibile per far sì che poi si possa fare una prestazione importante, però è chiaro che il Pordenone oggi, secondo me, Tesser l'ha preparato in un modo
anche giusto, no? Magari nei primi 10-15 minuti. Molto aggressivo. Nei primi 10-15 minuti ha detto proviamo a far capire al Pescara che oggi è venuto qua a fare una gita, perché spesso capita, no? Che la squadra in casa sì. voglia provare a dare ritmo subito alla gara, però grazie a Dio con un po' di fortuna non siamo andati sotto e dopo al di là che poi giocavamo con un sistema di gioco diverso e quindi le distanze, le uscite erano non erano facili subito da codificare, però i giocatori l'hanno fatto bene. Ha saputo cambiare la partita. Questo l'hanno è fatto bene sì, e sì. nonostante, come ho detto prima, qualcuno dei giocatori più rappresentativi abbia fatto una partita sottotono, perché poi se spesso e volentieri, anche io, non è che mi vergogno a dirlo, ho auspicato la presenza di Valdifiori, però oggi da Valdifiori sinceramente mi aspetto qualcosa in più, sì. così come da Rigoni, che è un giocatore di categoria, e se due giocatori così in mezzo al campo avessero fatto qualcosina in più, secondo me la partita l'avremmo incanalata già dal primo tempo sotto un certo binario. Poi dopo abbiamo fatto bene con altri interpreti, come ha detto anche Paolo, con Bellanova, che magari non te l'aspetti, che faccia bene il quarto, con Scognamiglio, che ha fatto una grande partita, una signora partita, e i cambi che sono entrati forse potevano incidere un po' di più, Galano alla distanza è uscito bene, però se raggiungiamo tutti un livello dignitoso, non voglio dire eccellente, secondo me abbiamo degli interpreti giusti anche per fare questo modulo, ma lo dico da tempo io. Tanti rimpianti per quello che avrebbe potuto essere, non è stato. Questo è poco sicuro, ha ragione Paolo Durante quando ha titolato, se vogliamo, ha sintetizzato dicendo pari e rimpianti, e mille rimpianti, perché la Pescara, ripeto, nel secondo tempo ha creato almeno 5 limpide opportunità, Paolo, perché c'è stata la traversa subito di Maestro in avvio di secondo tempo. Poi il legno colpito da Galano. Tra l'altro sul legno colpito da Galano è stato bravissimo il portiere Perisan, che è andato ad anticipare Setter, quindi un altro intervento direi determinante dell'estremo difensore friulano, che si è ripetuto su Gut, riflesso prodigioso sulla volée ravvicinata del giocatore italo-brasiliano, e poi brasiliano, però il papà è tedesco, esatto. Quindi mi devo correggere. Poi Capone che ha avuto un'altra buona opportunità, uno spunto centrale, il tiro però è risultato debole, e alla fine Galano. Anche in questo caso, caro Paolo, abbiamo rivisto l'azione e si è trattato di un intervento determinante del portiere, che ha deviato in modo fortuito, okay. Però è stato lui a negare al Pescara la gioia del gol, e sarebbe stato il gol partita, perché è arrivata questa azione al 92esimo. Portiere che però era uscito male. Sì, era uscito male, però poi ha rimediato. È vero anche che il cross di Masciangelo è stato molto velenoso, è stato ben calibrato, lui è uscito male, hai ragione, c'è stata un'incertezza, ma ha rimediato subito anche con l'ausilio di Szanowski, che era andato proprio a coprire sulla traiettoria del pallone calciato da Setter. Quindi 5 limpide opportunità nel secondo tempo. Effettivamente il Pordenone ha colpito di testa proprio in avvio di partita, in avvio di secondo tempo, dopo la traversa di Maestro, con la mezzala Scavone, il colpo di testa è stato deviato da Scognamiglio, è vero, ha calciato tanti corner, hai detto bene, ben 11, però alla fine Fiorillo è stato spettatore nel secondo tempo. Paolo. Eh sì, Massimo, dici bene, io volevo proporre sia a te che al tuo ospite questa domanda. Secondo voi il Pescara, visto oggi con questo nuovo sistema di gioco, Grassadogna lo ripeterà anche martedì contro l'Ascoli, oppure l'Ascoli magari è un altro tipo di avversario? Io penso, rispondo subito, secondo me sì, perché adesso non è che puoi giocare ogni 3 giorni e cambi sistema di gioco, secondo me. Io almeno ritengo che andrà così, perché poi l'Ascoli gioca a 4, quindi magari gli allenatori guardano anche agli avversari, ed è giusto che sia così, anche se Grassadogna mi sembra che punti molto sulla propria squadra più che vedere gli avversari, però secondo me non c'è ragione adesso di mutare di nuovo il sistema di gioco. Che dici, Fabio? No, io me lo auguro, Massimo, me lo auguro, perché con le squadre che hanno comunque più o meno le nostre caratteristiche, le nostre forze tecniche, i giocatori non troppo chissà che sono così tanto forti, si può provare a continuare con questo atteggiamento,
Io credo che le partite che il Pescara ora deve provare a vincere siano quelle degli scontri diretti. Da martedì è una partita decisiva, fondamentale per noi. Dare continuità a questo sistema di gioco non è che sicuramente porti a dei benefici sicuri, però dà delle convinzioni alla squadra e ai giocatori di un atteggiamento diverso. Io su quello punto il dito. Provare a giocare una partita a 4 con un mediano, un play e due mezzali, magari uno più di gambe, uno più di qualità, con tre attaccanti, già la squadra percepisce che l'allenatore vuole fare una partita aggressiva, importante. Io credo. Dai già un messaggio di coraggio, no? Sì, alla squadra stessa. Su quello spesso ho battuto il dito. Io penso che il mister lo voglia riproporre questo atteggiamento, almeno nelle partite, tra virgolette, con cui giochiamo alla pari con gli avversari, sempre sulla carta, perché poi, a volte tu prepari una partita e ne esce un'altra. Però perché quella di martedì sarà uno spareggio? Io tutti gli effetti. Non voglio essere tragico, però credo che martedì il Pescara abbia solo un risultato da poter conseguire, che è la vittoria, per dare continuità comunque a delle prestazioni importanti e per dare anche uno strappo alla classifica. Quindi con l'Ascoli bisogna vincere assolutamente, con la testa, cercando di fare una partita comunque intelligente, non all'arma bianca, però una partita in cui alla fine conterà soltanto che tu abbia vinto, perché poi le partite diventano sempre meno, caro Massimo. Assolutamente, ne restano 10. Paolo, tra l'altro l'Ascoli non muore mai, perché l'Ascoli era sotto di un gol contro il Venezia, espulso tra l'altro Brosco, doppio giallo, ex della prossima partita, dunque senza Brosco, che è un pilastro della difesa di Sottil. L'Ascoli è riuscito a riequilibrare le sorti del match con Baic, attaccante molto interessante, classe 94, di proprietà dell'Udinese, proprio al minuto 87. Paolo. Eh sì, Massimo, dici bene, contro l'Ascoli, come diresti tu, è un po' la madre, sarà la madre di tutte le partite, no? Il Pescara deve assolutamente vincere la partita, magari iniziando a giocare come ha fatto questo pomeriggio il Pordenone contro il Pescara, contro la formazione biancazzurra, con tanta grinta e tanta determinazione, che poi sono un po' le peculiarità, le particolarità di questa squadra, delle squadre di Tesser, compattezza e aggressività. Certo, poi il Pescara nell'aver cambiato magari il sistema di gioco può aver avuto all'inizio qualche problemino. Non va nemmeno dimenticato il fatto che il Pordenone ha dovuto cambiare, non per volontà del tecnico, ma perché ci sono stati due infortuni, anche due perni della difesa, no? Se non ricordo male, Vogliacco, e adesso non ricordo chi è che ha cambiato pure. Quindi Barisan. Diciamo che il Pescara doveva appunto approfittare ancora di più di questo fatto, perché il Pordenone si è trovato in grossa difficoltà. Alcuni colleghi mi dicevano quando sono usciti questi due giocatori, adesso balleremo parecchio in difesa. No, ma in effetti nel secondo tempo infatti dici bene, perché tra l'altro, a parte che aveva tante assenze il Pordenone, le aveva anche il Pescara, però per esempio in mezzo al campo per esempio Calò era stato recuperato, e il regista su cui ha puntato molto il Pordenone quest'anno in prestito dal Genoa, ha saltato le ultime 6 partite, oggi è tornato in panchina, non era in condizione di giocare al primo minuto, non c'era neanche Pasa, che è l'alternativa in cabina di regia a Calò, ha giocato Misuraca, che nasce come attaccante esterno d'attacco, insomma nelle ultime partite è stato adattato in un ruolo che non è assolutamente congeniale alle sue caratteristiche, anche se ha fatto una sua partita. Ma poi, come diceva Paolo, Fabio, dopo 20 minuti fuori Vogliacco, Berra era infortunato, che è l'alter ego di Vogliacco, anche se ha giocato spesso titolare, ha segnato anche nel match di andata, è stato costretto ad abbassare Magnino una mezzala e ha fatto entrare Zammarini, Tesseri, insomma tanti problemi, poi è uscito anche Barisan, bisogna anche considerare questo. La partita per il Pordenone oggi non si era messa sui binari giusti, è stato sfortunato, perché fare due cambi nella prima mezz'ora capita raramente nel calcio, poi
adesso hanno la fortuna queste squadre di fare 5 cambi, quindi dopo si può anche cercare di rimediare a questi inconvenienti, però si era messa bene per il Pescara, infatti secondo me abbiamo sfruttato al massimo quelle che erano le possibilità oggi per fare male a Pordenone. Poi il portiere ha fatto delle parate importanti, mancata solo la vittoria, un po' di sfortuna, mancata solo il gol, ecco. Esatto. Che sarebbe stato giustissimo, insomma, la vittoria sarebbe stata assolutamente meritata. Siamo ancora in attesa di Grassadonia, stranamente non è ancora arrivato in sala stampa per rispondere alle domande dei colleghi. Sono le 16:38, la regia mi ha mandato un messaggio pubblicità, non so se dobbiamo andare in pubblicità, regia. Fatemi no, capire. No, Massimo, no, 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 per il momento no, anche perché dobbiamo aspettare Grassadonia. Vorrei tornare ancora da Paolo, però con il quadro dei risultati sin qui maturati. Oggi si è giocata la nona giornata della girone di ritorno, 28esimo turno di campionato. Intanto in corso di svolgimento Salernitana Cosenza. Questa è una partita che interessa i biancazzurri, perché il Cosenza in questo momento, il Pescara ha un ritardo di 3 punti dal quart'ultimo posto, però il Cosenza sta pareggiando 0-0, quindi bisogna vedere come andrà a finire questa partita. Salernitana-Cosenza 0-0, 36esimo minuto. Gli altri risultati: Ascoli-Venezia 1-1, Cremonese batte Reggiana 3-0, la Reggiana in 10 uomini dopo 13 minuti, espulso Libutti e dunque si è scatenata la squadra di Pecchia, i gol di Strizzolo, Valzania e Colombo, che è arrivato dal Milan, giovane attaccante del Milan nel mercato di gennaio. Poi Frosinone, a Frosinone Brescia batte Frosinone 1-0, Lecce Chievo 4-2, Pordenone Pescara 0-0, finora l'unico 0-0 di questa giornata. Regina Monza 1-0, ha deciso il match Rivas. Questo è un passaggio a vuoto, senza dubbio, da parte della squadra di Brocchi. Salernitana Cosenza, siamo al 37esimo, 0-0. Alle 18 si chiuderà il programma di fronte Vicenza ed Empoli, martedì turno infrasettimanale che però comincerà lunedì con l'anticipo tra Pisa e Spal, lunedì 15 marzo alle 21, martedì 16 Antena Cremonese alle 16, Venezia Lecce alle 17, alle 19 Chievo Frosinone, Cosenza Vicenza, Empoli Pordenone, Brescia Regina, Monza Reggiana e Cittadella Salernitana Pescara Ascoli, con inizio alle 21. Paolo, non c'è nessuno nei tuoi paraggi, no, mi pare? Sì, noi siamo sì, sempre in attesa che magari spunti qualcuno che possa venire qui a spiegare un po' la partita. In attesa ancora, magari stiamo qualche altro minuto qui fuori, io e Diego Martelli. Ti do una notazione statistica, perché questo 0-0 di questo pomeriggio tra Pordenone e Pescara è il primo pareggio nei precedenti tra queste due squadre, perché si sono incontrate 5 volte prima di oggi pomeriggio ed erano venuti sì, fuori 4 vittorie del Pescara e una, l'ultima, l'avete ricordata anche voi, quella dell'andata della formazione friulana. Questa così, giusto un'annotazione statistica. Siamo sempre in attesa, Massimo, di qualcuno che possa venire qui. Allora facciamo così, io direi adesso di ridarti la linea allo studio, anche perché dovete sentire anche l'analisi del tecnico Grassadonia. Noi rimaniamo qualche altro minuto qui all'esterno dello stadio di Lignano Sabbiadoro e altrimenti poi ci salutiamo. A proposito, com'è Lignano? Beh, noi non abbiamo avuto grandi opportunità per poterla visitare, comunque abbiamo visto un po' la spiaggia e devo dirti, almeno il pezzo che abbiamo visto noi, Massimo, noi a Pescara ci lamentiamo tra virgolette del fatto che magari quando passeggiamo lungo la riviera vediamo poco il mare. Sì. Qui non si vede per niente, nel senso che ci sono tutti stabilimenti balneari grandissimi, quindi bisogna proprio entrarci dentro per poter, sono alti, per poter vedere il mare. Perfetto, ci sono delle belle dune, questo sì, perché c'è un po' di vento. Abbiamo fatto una rapida digressione, grazie Paolo, poi torneremo da te. Altro dato significativo, 13 tiri, che è un'enormità, di cui 9 in porta. Non succedeva, caro Fabio, da tempo immemore. Mi sa che se li sommiamo in tutto il campionato non ci arriviamo. Però all'inizio, tu mi dici sempre che torno a Breda, all'inizio delle partite della gestione Breda, il Pescara aveva cominciato a concludere.
sì, tra Ascoli, Pescara, Monza, sono 3-4 partite, non male. Qualcosina sì, però voglio dire che oggi non lo so. Le prime 9 di campionato, no, per carità. No, io non voglio dire che oggi sia stato il cambio di modulo, il cambio di atteggiamento magari da una difesa 5 a una difesa 4 un po' più alta che abbia prodotto tutte queste sì, palle gol, però forse qualcosina in più si può creare giocando un po' più alti, su quello ci batto da tempo. Abbiamo giocato contro una squadra mediocre, Massimo, certo, non è che abbiamo giocato contro chissà quale tipo di squadra. Ma quanto conta però la condizione fisica? Perché secondo me è cresciuta sensibilmente, anche questo è un aspetto di cui tener conto. La condizione fisica conta tanto in questo campionato, è fondamentale. Su questo voglio dare merito anche a Breda, perché secondo me lui ha iniziato a lavorare tanto anche sotto questo punto di vista, e adesso il mister Grassadonia sta proseguendo su questa stessa linea, perché si vede che è una squadra che corre, una squadra che si vuole applicare, che ha voglia di sacrificarsi, però con la differenza che questo mister pensa più a noi rispetto che all'avversario, e alla lunga credo che paghi questo atteggiamento. Me lo auguro, mi auguro di venire all'ultima trasmissione qua da te e dire che con questo atteggiamento ci siamo salvati. Strada lunga, irta di insidie, non abbiamo visto credo la classifica ancora, abbiamo dato i risultati di questa giornata con Salernitana Cosenza in corso di svolgimento, 42esimo 0-0 il parziale, alle 18 il posticipo di fronte a Vicenza Empoli. Empoli in testa con 50 punti, deve giocare naturalmente alle 18 sul campo del Vicenza, Vicenza che ospiterà sabato prossimo tra una settimana il Pescara, quindi questo secondo me è già, questo è un momento chiave della stagione per i biancazzurri, sarebbe stato davvero importante vincerla oggi. Comunque, Monza 47, Salernitana, Lecce e Venezia 46, Cittadella 44, Chievo e Spal 42, Pisa e Frosinone 37, Brescia e Regina 36, Vicenza e Pordenone 34, Cremonese 32, Reggiana 28, Reggiana quintultima in graduatoria, Reggiana in difficoltà, Cosenza 26, Ascoli 24, Pescara 23, Entella 21. L'Ascoli ha conquistato la miseria di 3 punti nelle ultime 7 partite, anzi 4 punti nelle ultime 7 partite, dopo che Sottile aveva fatto benissimo nelle prime 7 gare della sua gestione, conquistando 14 punti, media di 2 punti a gara. Era partito benissimo, no, col cambio di allenatore, adesso sta soffrendo nonostante che la squadra si sia rinforzata bene. E quindi martedì è un'occasione importante, secondo me abbiamo le carte in regola per portare a casa una vittoria che darebbe un altro slancio a tutto il lavoro fatto finora, perché poi certo, alcuni pareggi varrebbero doppio se noi dovessimo vincere martedì, l'autostima crescerebbe e il lavoro del mister sicuramente sarebbe ancora più creduto, se si può dire questo termine, dalla squadra, anche se sembra che la squadra lo segua in toto, anche i giocatori che finora hanno giocato poco hanno dimostrato di essere dentro il progetto, sia dal punto di vista fisico che mentale, sia come personalità, e aspettiamo fiduciosi dopo questa partita, la partita di martedì, sperando che la fortuna ci giri un po' meglio, perché oggi sinceramente non siamo stati fortunatissimi. Sì, oggi no. 16:46, siamo ancora in attesa di Grassadonia, non capiamo i motivi di questo ritardo della conferenza stampa del tecnico biancazzurro. Complimenti al Teramo, facciamo grande piacevolmente vittoria. Una rapida digressione, grande vittoria al Massimino di Catania, stadio fascinoso, pieno di storia, ricco di storia. A Catania, Teramo batte Catania 1-0, il gol al 29esimo del primo tempo. Io sono riuscito a vedere un'ora di partita, perché poi ha cominciato la Pescara, davvero una partita di grande equilibrio, giudiziosa, ma il Teramo ha creato tantissimo, vittoria cristallina. È vero, l'autogol che ha deciso il match è stato del portiere Confente, ma il tiro bellissimo è stato di Vitturini, palo, doppio palo, e poi il tocco decisivo con la mano dell'estremo difensore del Catania. Andiamo da Grassadonia. Buonasera mister. Ci siamo? Sì.
Allora, siamo in diretta, sta per rispondere buonasera, alle domande. Il tecnico del mister Luigi Di Marzio, il centro. Beh, vedendo i dati, Pescara 13 tiri, 9 tiri in porta, possesso palla impressionante. Credo che vedendo i dati statistici, credo che l'unica voce che manchi oggi sia quella di Dea Bendata, perché Pescara non ha avuto per niente fortuna dopo quello che abbiamo visto oggi a Lignano. Sì, sono d'accordo con lei. È chiaro che adesso c'è grande rammarico, ma appena metteremo piede sul pullman dobbiamo ripartire dalle buone cose fatte oggi, migliorando assolutamente il primo quarto d'ora, perché siamo partiti un po' contratti. Ci poteva stare, perché chiaramente abbiamo lavorato 2 giorni su un modulo diverso e i ragazzi hanno dato tanto. È chiaro che c'è un mondo davanti da migliorare, però poi una volta sciolti e ritornati a fare quello che dovevamo fare, che avevamo preparato in settimana, penso che la squadra abbia fatto sicuramente una buona partita. E quindi con grande rammarico ripartiamo, con la consapevolezza che questa squadra è viva e può fare tutto. Mister, io le faccio l'ultima domanda da parte mia. Sul modulo, finalmente abbiamo visto un Pescara diverso, nel senso molto più aggressivo, molto più propositivo, qualche deficit secondo me tattico a centrocampo, però una squadra completamente diversa. Da quanto tempo stava studiando questa mossa di dare anche maggiore coraggio alla sua squadra? Ripeto, abbiamo lavorato martedì tutto il giorno, mattina e pomeriggio. Mercoledì abbiamo lavorato sul nostro 3-5-2 e poi ci siamo resi conto che per oggi era necessario giocare in questo modo. È chiaro che, ripeto, quello che ho detto prima, c'è un mondo davanti, perché sono situazioni completamente diverse, ma quelle 3-4 cose che abbiamo fatto, i ragazzi sono stati veramente bravi. Ma come dico sempre, questa è una squadra che ha grande qualità e soprattutto ha voglia di mettersi in discussione e di apprendere il più possibile, e quindi faccio i complimenti a loro. Mister, buon pomeriggio. Massimo Profeta in diretta su Rete 8 Sport. Intanto ieri ci ha depistati, complimenti. No, strappo un sorriso, complimenti. Intanto secondo tempo, insomma, credo che ci sia stata una sola squadra in campo. Ecco, la domanda è questa, ha già risposto al collega Luigi Di Marzio: quanto incide la condizione fisica, che secondo me è sensibilmente migliorata? Incide molto. È chiaro che all'inizio abbiamo pagato un poco, perché noi lavoriamo a ritmi altissimi e quindi ci vuole abitudine, ci vogliono allenamenti e bisogna far crescere quelli che sono indietro di condizione. Però man mano la squadra sta ritrovando tutto ciò attraverso, ripeto, il lavoro, l'applicazione e soprattutto questa grande convinzione che chiunque giochi deve farsi trovare pronto. A seconda di come giocheremo, ci sono gli interpreti per fare tutto, e quindi è una risposta soprattutto che devono recepire i ragazzi, di grande autostima e di grandissima convinzione che il cammino è ancora lungo e la squadra deve assolutamente arrivare all'obiettivo, perché ci sono tutti i presupposti per farlo. Mi gioco subito la seconda domanda e poi non interverrò più, lo giuro. Quindi, insomma, la strada è stata tracciata. Martedì con l'Ascoli sarà confermata la difesa a 4. Non lo so, vediamo. E i segnali sono stati importanti, ma erano stati importanti anche con l'altro modulo. Quindi, voglio dire, abbiamo un giorno e mezzo per prepararla. Vedremo chi riuscirà ad aggregarsi del gruppo, vedremo le condizioni fisiche dei ragazzi oggi, insomma dobbiamo valutare tante cose, però ripeto, di base questa squadra ha le potenzialità per fare tutto, deve solamente applicarsi al massimo e cercare di trasportare in campo quello che facciamo durante la settimana, cosa che ha fatto dopo il primo quarto d'ora, dove siamo partiti un po' intimoriti, dove non abbiamo acceso il motore su quello che dovevamo fare, che poi la squadra ha fatto molto bene. Mister, buon pomeriggio, Andrea Costantini, TV6. Io resto su questo canovaccio. Nella scelta che lei ha fatto, ha inciso la mancanza del regista difensivo Bocchetti, ma anche Drudi, per scegliere poi questa difesa a 4, e poi col 4-3 abbiamo visto tracce del vero Galano,
finalmente, e poi un maestro che si è saputo calare molto bene in questo modulo. E visto che lei non parlerà, immagino, prima di martedì, anche su Pescara-Ascoli, quanto inciderà la partita, quanto sarà importante quel match di martedì sera? Queste le mie due domande e la ringrazio. Allora, chiaramente mancando Drudi e mancando Bocchetti, abbiamo lavorato mercoledì sul modulo e ci siamo resi conto che mancava un giocatore che ci desse qualità su quello che vorremmo fare noi dal basso. Sorensen è rientrato da troppo poco tempo e ha saltato troppi allenamenti per fare quello che chiedo. Scognamiglio è un ruolo che non ha mai fatto, avremmo dovuto spostare Scognamiglio centrale e poi spostare uno tra Sorensen e Gut a sinistra, e loro sono due destri, io preferisco avere un piede mancino lì che mi possa costruire. Abbiamo provato anche con Rigoni centrale, ma Rigoni è un calciatore che ci avrebbe dato magari quella qualità, ma poi sui tempi di gioco che sono fondamentali avrebbe perso qualcosa, perché non ha mai lavorato su quello che noi facciamo con i difensori, e in più è un centrocampista e su quelle che sono poi tutte le situazioni della fase di non possesso si sarebbe trovato in difficoltà. Ma la squadra mi aveva dato buone risposte sabato con la SPAL, chiaramente abbiamo lavorato molto, i ragazzi sono stati bravi e ripeto, a parte il primo quarto d'ora dove siamo partiti troppo timorosi e non avevamo le idee ben chiare su quello che c'era da fare, ma ci poteva stare, poi la squadra ha fatto bene. Per quanto riguarda Galano e Maestro, chiaramente è casa loro e quindi certamente si trovano a proprio agio, e quello che dicevo ieri, magari portati in un 3-5-2 sono dei giocatori che sono sacrificati, e quello che dico sempre loro, insomma, noi dobbiamo essere bravi a trovare sempre le strade, mai le scuse, e lavorare duramente durante la settimana. Buonasera mister, Valerio De Carolis, forzapescara.com. Io le faccio i complimenti davvero perché finalmente ha fatto capire a tanti che rischiarsi, rischiare di giocare, rischiare di avere un atteggiamento molto più propositivo è la soluzione migliore, perché non c'è miglior difesa che l'attacco, questo gliene devo dare atto. Però le chiedo mister, se l'atteggiamento di qualcuno, faccio io i nomi perché è chiaro che lei li dovrà difendere a spada tratta perché è il suo allenatore, però vedo per esempio Valdifiori, vedo per esempio l'atteggiamento di Capone in alcune giocate, non siano un po' deleterie per quanto di buono faccia il suo Pescara, mister? Ripeto, complimenti perché ha cambiato l'atteggiamento finalmente. Io chiaramente complimenti li giro ai ragazzi, ma fondamentalmente purtroppo non abbiamo fatto niente perché siamo ancora molto sotto, ma respingo la sua domanda nel senso che questi giocatori stanno cercando di dare il massimo e soprattutto sono bravi a mettermi in difficoltà nelle scelte. Loro devono capire che sono tutti importanti, importantissimi, e che quando arriverà il loro momento devono farsi trovare pronti. E è chiaro che cambiare una mentalità non è semplice, non è facile, no, l'autostima è fondamentale, ma quando dico che questa squadra ha tutte le qualità per tirarsi fuori, e mi riferisco a quello, nel senso che devono credere fortemente in quello che fanno e credere che le partite bisogna giocarle per poterle vincere, e questo lo fai durante la settimana con gli allenamenti, non c'è altra strada. Mister, buonasera. Vai. Non voglio aumentare la sua dose di frustrazione, ma è la prima volta che il portiere avversario è il migliore in campo in una partita di Pescara. Questo è anche che le traverse sono state i migliori in campo. A parte la notazione, le volevo chiedere questo. Lei prima parlava che per adesso questo è il modulo, cioè non ha parlato di continuità su questo modulo, si è riservato insomma di verificare probabilmente partita in partita, però le do un dato, non so se è d'accordo con me, come è circolata la palla, come è uscita la palla in fase di costruzione dal basso, mai quest'anno il Pescara l'aveva dimostrato. Cioè io credo che anche la maggiore pericolosità offensiva del Pescara oggi si è dovuta soprattutto a questa situazione, cioè alla pulizia di gioco che inizia dal basso, con i centrali, con i terzini, con l'appoggio mediano e tutto il resto. Questo non può non essere, immagino, un dato che lei valuterà attentamente sulla scelta del modulo futuro.
Il discorso è sempre alla base, nel senso che ogni formazione che incontri ti offre una fase di possesso e di non possesso, e noi dobbiamo migliorare soprattutto nelle letture, perché poi non tutte le partite sono uguali, quindi ogni costruzione a seconda di chi affrontiamo è diversa e quindi i tempi di gioco diventano determinanti. A me non piace parlare di un modulo fisso, nel senso che noi chiaramente giochiamo sugli avversari a seconda di come poi si schierano, e lì dovremo essere bravi a trovare le soluzioni, le uscite per cercare di venirne fuori assolutamente con palla a terra, perché non puoi, secondo me, cercare di vincere le partite giocando costantemente su questa seconda palla. Quindi il segreto è tutto lì, e la concentrazione che chiedo durante la settimana è proprio questa, cioè cercare di capire i punti deboli degli avversari, che lavoriamo durante la settimana, e poi il modulo è secondario, insomma il discorso penso che sia prevalentemente lì, e i ragazzi su questo stanno crescendo molto. Un'ultima cosa, come mai hanno calciato così in porto oggi i suoi centrocampisti? Lei in settimana forse ha richiamato su questa situazione la squadra, sul fatto di calciare molto in porta anche da fuori area? Ma torniamo sempre lì, poi è chiaro che ogni 4-3-3 ha il suo marchio principale. Oggi su quello che abbiamo fatto durante la settimana sapevamo che ci poteva essere assolutamente questo tipo di partita. I ragazzi tante cose le hanno fatte bene, moltissime non bene, ma ripeto, in due giorni, questi sono lavori che si fanno in un mese e mezzo, in due mesi, si lavora settorialmente, noi abbiamo lavorato tanto martedì, un po' di meno giovedì, toccato ieri alla rifinitura, e quindi il merito è principalmente, sostanzialmente loro, insomma io cerco solamente di metterli nelle condizioni migliori, ma stanno spingendo tantissimo loro. A chiudere? Scusi mister, io volevo chiederle un giudizio sulla partita di martedì con l'Ascoli, prima gliel'aveva chiesto il collega, forse è sfuggito, se questa partita diventa adesso un crocevia fondamentale della stagione del Pescara, e anche un giudizio sull'Ascoli, che comunque insomma non muore mai, oggi era in 10, negli ultimi minuti è riuscita a raddrizzare una partita difficile contro il Venezia, quindi sia quanto vale per noi questa partita con l'Ascoli e il suo giudizio sull'Ascoli. Questa partita vale tanto per noi come valevano le precedenti e varranno le successive, come dico sempre è una finale, e quindi dobbiamo essere bravi ad interpretarla, a capire la partita da fare. E la seconda domanda, chiedo scusa, qual era? Il suo giudizio sull'Ascoli, proprio. Io il mio giudizio preferisco darlo sul Pescara, sui ragazzi, poi da domani cominceremo a pensare all'Ascoli, a quello che sarà, ma dobbiamo tutti quanti sintonizzarci sulle cose fatte bene dal Pescara e lavorare tanto su quelle che non sono state fatte bene. Un'ultimissima, mister, io le chiedo, mancano 10 partite, la salvezza diretta oggi è a 9 punti se non sbaglio, in questo mini torneo che comincia la distanza di 9 punti è abissale secondo lei, o lei è un possibilista, cioè un ottimista, cioè pensa che tutto può ancora succedere, perché 9 punti effettivamente sono tantissimi, però insomma so che lei vi dirà che ci crede, giustamente glielo vogliamo sentir dire. Io sono un ottimista di natura, quindi sono 30 punti a disposizione e questa squadra può farli tutti e 30 se rimane con questa compattezza, con questo spirito, con questa voglia, con questa determinazione. Questa squadra non è inferiore a nessuno, lo sta dimostrando e lo dovrà dimostrare, perché fino alla fine il campionato è apertissimo. Posto? Anzi, posso dire una cosa al volo? Giustamente, per chiarire, mister, è chiaro che la classifica è quella che è, però avere un atteggiamento così, mister, le fa onore, ecco perché le dicevo, cioè ha cambiato completamente questo Pescara, mister, non è io ci credo perché ci credono loro, altrimenti voglio dire verrei qua a raccontarvi stupidate. Il mio termometro è la squadra, e sempre di più dobbiamo compattarci, e sempre di più bisogna capire che chi gioca per il bene del Pescara, quindi bisogna pensare assolutamente a noi e non all'io, e quella è la vera forza di questa squadra da qui alla fine del campionato. Perfetto.
Grazie, grazie a Grassadonia. Abbiamo ascoltato lungamente il tecnico del Pescara. Sicuramente resta, caro Fabio, ma non per fare polemica, è un dato oggettivo, incontrovertibile, la zavorra pesantissima dei 4 punti nelle prime 9 partite di campionato. Quello purtroppo rimane. Vorrei sorvolare su questo, Massimo. Io, però è così, sì, sono numeri. Sì, sì, i numeri non mentono mai nel calcio. Vorrei però fare un plauso a questa persona, non a questo allenatore. Sì. Poi sul fatto delle scelte tattiche, tecniche, si può disquisire, si può parlare qua, possiamo stare qua 3-4 trasmissioni di fila, possiamo andare al bar e uno è d'accordo e uno no, perché poi il calcio è bello perché parlano tutti. Però sull'uomo Grassadonia voglio fargli un plauso, perché è una persona comunque razionale, moderata, sì, coerente, ed essere coerenti in questo mondo è difficile. Lui soprattutto una persona molto chiara, eh? Chiara, è una persona che comunque si è calato in una realtà difficile, non dimentichiamocelo, certo, al di là della classifica, allenare tantissimi ragazzi, e lui li sta tenendo tutti sulla corda ed è complicato quello che sta facendo. Quindi io non voglio parlare del Grassadonia mister, perché sarei anche presuntuoso in alcune cose, perché non riesco a decifrare quello che fa, perché non lo vediamo, perché poi il certo termometro lo si ha quando uno vede quello che succede. Io però voglio fare un plauso all'uomo Grassadonia, perché sta dando qualcosina in più, quello che ha dato Sottil secondo me nell'ultima parte, sì, di campionato dell'anno scorso, e mi auguro che glielo auguro a lui, perché poi a me in tasca me ne viene poco, al di là che ho deciso di vivere qua e fondamentalmente tifo per questa maglia, per il Pescara, però a lui auguro di rilanciarsi, perché secondo me se lo merita. Assolutamente, sono d'accordo con te. Noi ci dobbiamo fermare, caro Fabio, per la pubblicità. Abbiamo sforato un po', però per ovvi motivi, perché insomma Grassadonia non arrivava in conferenza, però dobbiamo anche salutare Paolo. Paolo, facciamo così. Ci ricolleghiamo, perfetto, con te subito dopo la pubblicità per le conclusioni finali. Pubblicità. Bene, torniamo in diretta da studio, 17:07 minuti con Fabio Ferraresi, terzo tempo live. Abbiamo ascoltato lungamente Gianluca Grassadonia. Dobbiamo collegarci di nuovo con l'esterno dello stadio Tegil di Lignano Sabbiadoro, dal nostro inviato Paolo Durante, che salutiamo perché il viaggio di ritorno è lunghissimo. Paolo, a te le conclusioni. Eh sì, più che conclusione un semplice saluto, perché qui sono andati via tutti, Massimo, sia il pullman dei giocatori del Pordenone che quello del Pescara. Questo è un pulmino anche del Pordenone. Quindi avrai l'incombenza di chiudere lo stadio. Avrai l'incombenza di chiudere lo stadio. Esatto, mi stanno per consegnare le chiavi, quindi diciamo sto aspettando le chiavi, chiuderò lo stadio, poi magari io e Diego Martelli andremo qui alla spiaggia magnifica di Lignano Sabbiadoro per farci un bagno, anche se fa un po' freddino adesso, c'è anche un po' di nebbia veramente, non so se si vede. Sì, sì, come d'accordo, no. Io saluto tutti voi, grazie da parte mia e da parte di Diego, è davvero tutto. Da Lignano Sabbiadoro ribadisco questo 0-0 tra Pordenone e Pescara, uno 0-0 che però ha regalato diverse emozioni, soprattutto sul fronte pescarese, con quei 2 legni colpiti e quella grande parata del portiere del Pordenone. A voi. Grazie a Paolo Durante, il nostro inviato. Ringraziamo anche per il supporto tecnico Diego Martelli. Il viaggio di ritorno è lunghissimo, come lo è stato quello di andata. E martedì si torna in campo. Il Pescara ospiterà l'Ascoli, e lo spareggio tra queste due formazioni. L'Ascoli che ha conquistato 4 punti nelle ultime 7 partite. Ti dico subito, Fabio, che l'Ascoli oggi ha pareggiato, come sanno tutti, con il Venezia, un Ascoli mai domo, in 10 uomini, espulso Brosco, che salterà da ex il prossimo confronto. L'Ascoli si è schierato con il 4-2-3-1, squadra molto offensiva, con Saric e Danzi, tandem di mediani, davanti Parigini e Bidaoui sulle fasce, e Sabiri tre quarti alle spalle di Federico Dionisi. Oggi si è schierato con una squadra molto offensiva, però non credo che martedì venga con questo atteggiamento. Nel qual caso dovesse schierarsi così, è chiaro che poi ci sono i pro e i contro, nel senso che in fase offensiva sicuramente avrà tante frecce nel proprio arco, ma concederà sicuramente tante transizioni, almeno sulla tre quarti, se dovessimo giocare come oggi, con un giocatore un po' ibido che può, sì, essere Maestro o Machin.
e Galano, che magari vengono un po' indietro a prendere qualche palla filtrante, e lì potremmo fargli male. E poi è chiaro che davanti bisogna decidere il piano partita che vorrà adottare il mister, se vogliamo cercare di giocarci un uno contro uno in fase difensiva e quindi scalare con uno dei due centrali lato palla in base a dove si sposta il tre quarti e accettare l'uno contro uno esterno-esterno e l'altro difensore centrale con Dionisi, come poteva essere oggi. C'è il rischio che magari ti possano saltare, ti possano uscire da una situazione con 1-2 e vadano in porta, però poi ci sono dei benefici che potresti sfruttare dalla tre quarti in poi, quindi la coperta, come abbiamo sempre detto. Forse adesso voglio andare un po' contro quelle che sono state sempre le mie idee, se l'Ascoli, però non lo possiamo sapere, se l'Ascoli dovesse schierarsi così, forse giocare a 5 sarebbe un po' più diciamo che sarebbe un po' meglio all'inizio per cercare di gestire la partita e poi nel corso della quale decidere cosa fare per cambiarla, perché giocare uno contro uno con giocatori comunque importanti, certo, è complicato. Però io azzarderei, perché manca molto poco, rientra Drudi, con un giocatore che ti dà tanto, esatto, dietro, e Scognamiglio, visto oggi, dà garanzie, garanzie anche di accorciare in avanti, quindi per farti un esempio, se su uno sviluppo importante si dovesse liberare un tre quarti, Scognamiglio oggi ci va addosso a questo tre quarti, li fa 20 metri in avanti rispetto, certo, allo Scognamiglio. Drudi ce l'ha di caratteristiche, quindi io me la giocherei questa partita, me la giocherei così come abbiamo fatto oggi, perché poi forse sono più le armi che abbiamo noi per sfruttare dalla tre quarti in avanti, giocando. Quindi Drudi Scognamiglio o Drudi Gut? Drudi Scognamiglio, tutta la vita. Non è facile la scelta, secondo me. No. Allora, sì? No, falso allarme, dobbiamo andare però in pubblicità. Restate con noi e poi l'ultima parte della trasmissione, gli ultimi 5-10 minuti, parleremo anche del Teramo, abbiamo gli highlights intanto. Matese e Giulianova, ricordiamo il verdetto finale 2-2, doppietta di Barlafante, che è un giocatore che io apprezzo tantissimo, classe 2000, è un giocatore di grande qualità, mancino. Giulianova dunque ha colto un prezioso risultato di parità con la doppietta di questo ragazzo cresciuto nel vivaio. Vasto Girardi, tore tiro 3-3, pubblicità. Prima delle immagini della splendida vittoria del Teramo a Catania, i complimenti Fabio a? Sono doverosi, penso che non sia mai successo, no? Certo. Che un arbitro pescarese faccia l'esordio in Serie A, e io ho la fortuna di conoscere Giacomo, perché poi si allenavano gli arbitri là a San Buceto quando io allenavo i ragazzi del Pescara. Giacomo Camplone, sì, chiaramente erano un bel gruppetto di ragazzi che venivano con passione. Giacomino è sempre stato un figlioccio di Francesco De Luca, no? che ha fatto una grandissima carriera come assistente, che salutiamo, nostro grande amico, che con cui ho avuto il piacere di lavorare, con cui anche sono amico, e quindi sono doverosi, penso, i complimenti, l'in bocca al lupo e l'auspicio che lui possa fare una carriera importante, perché le qualità da arbitro di categoria importante, qual è la Serie A, ce le ha tutte. L'abbiamo seguito in questi anni, è un ragazzo che merita, un ragazzo che ha sempre dimostrato grandissimo attaccamento a questo lavoro che fa, e quindi siamo tutti contenti e facciamo l'in bocca al lupo a Giacomino Camplone. Tu pensa, vengono i brividi a me per l'emozione. Io ritengo che questo ragazzo tra poco scenderà in campo, Genoa Udinese. Però è un ragazzo che io lo conosco bene, anche al di fuori del campo. È un ragazzo che sicuramente avrà emozione, sentirà la partita, però è un ragazzo anche che sa distinguere i momenti, un ragazzo freddo. E quindi sono sicuro che non sbaglierà l'approccio alla partita, non si farà condizionare. E poi dopo che ha avuto un maestro come Francesco, si saranno sentiti in questi giorni, gli farà pure la chiamata pre-partita, gli dirà quali sono le cose che deve cercare di evitare dal punto di vista emotivo, perché Francesco, non dimentichiamocelo, che certo, ha fatto una carriera di altissimo livello, top, come assistente. Carriera no? Top, assolutamente. Io penso che lo conobbia Francesco dopo, io giocavo a Lecco quell'anno, forse uno degli ultimi anni che giocavo, e ci ritrovamo su un volo Ryanair Bergamo-Pescara,
ho visto una borsa della Diadora e da là ho iniziato a chiamarlo referee. Pensa un po', sì. Pensa un po'. Sì, poi dopo fatalità, di lì a poco ci siamo anche incontrati fuori da quell'episodio, siamo anche diventati amici, anche se non mi scrive più ultimamente. Però, però lo salutiamo in diretta. Complimenti ancora a Giacomo Caplone, in bocca al lupo per Genoa Udinese, la prima partita che sarà diretta dal pescarese Caplone, 32 anni il prossimo mese di agosto. Classe 1989, Genoa Udinese, questa sera credo alle 20.45, sì. Se non vado errato. Tra l'altro stavo facendo una considerazione, ti sei scelto bei posti quando hai giocato, Lecco, niente male, eh? Sì, diciamo ho giocato in città abbastanza carine, sono stato fortunato, ma Pescara è quella che mi è rimasta nel cuore. Ah beh, certo, questo quindi è poco così. Prima volevo intervenire quando parlavi di Lignano Sabbiadoro, la spiaggia di Pescara credo che abbia poco da invidiare a quella. Assolutamente, sono d'accordo. Tra l'altro, tornando per un attimo a una dichiarazione che mi è piaciuta molto di Grassadonia, prima delle immagini di Catania Teramo 0-1, io dico gol di Vittorini, anche se insomma ci stavano da gol di, tra poco lo vedremo, del portiere Confente, ma il merito è tutto di Vittorini. Io sono ottimista per natura, di natura, sono 30 punti, ci sono 30 punti a disposizione, questa squadra li può conquistare tutti. Niente male, eh? C'è un messaggio ulteriore tanta di roba, autostima Max, che dà. Tanta roba rispetto a quello che eravamo abituati a sentire fino a poche settimane fa, per un giocatore che sente le parole del suo mister con questa enfasi, con questa convinzione, ti dà forza, ti dà coraggio, ti fa credere nei tuoi mezzi. Lui ha parlato di autostima, infatti, spesso nella conferenza. 30 punti sono un'assurdità, no? Se uno ci pensa in modo razionale, però ti fa capire quanto l'allenatore creda nella squadra che sta allenando. E se non saranno 30, magari 20, 18-20 può darsi che possano anche bastare per provare a giocarci la salvezza tramite play-out. Sarebbe un miracolo farlo senza. Perfetto, allora Catania Teramo 0-1, poi ci collegheremo negli ultimi due minuti con Lorenzo Valeriani che ci parlerà di questo pareggio prezioso ottenuto dalla Giulianova sul campo del o della Matese. Io ancora non ho capito come si dice, però insomma, pareggio esterno molto importante, doppietta di Barlafante. Allora, a Catania, Teramo batte Catania 1-0, una partita intelligente da parte dei biancorossi, quarto risultato utile consecutivo, due vittorie, altre tanti pareggi, non vinceva fuori casa, se non mi inganna la memoria, il Teramo dallo scorso 31 ottobre 1-2 sul terreno della Paganese. Rientravano sia Bombaggi che Piacentini dalle rispettive squalifiche, avevano saltato il match interno con il Catanzaro. Questa è la prima occasione di Pinzauti. Confente, il portiere del Catania ex Siena, la tiene lì all'altezza del primo palo, poi il colpo di tacco molto bello di Costa Ferreira per Santoro, salva Clayton che è stato bravissimo, trascorsi importanti in Serie B e anche in Serie A, ex Crotone, nel 2016 ha vinto un campionato con Juric in panchina, poi il sinistro da fuori di Dall'Oglio, altro giocatore che insomma ha disputato tanti campionati di Serie B, lo ricordiamo, nel Brescia e nella Regina, il portiere Lewandowski senza problemi blocca il pallone, poi vediamo ancora il Teramo con Diakité, il suo destro, la palla viene deviata in calcio d'angolo dal portiere del Catania Confente. Come vedete insomma il Teramo ha giocato con grande coraggio, con giudizio ma anche con coraggio, senza timori reverenziali nei confronti del Catania. Questo è il gol della formazione biancorossa, Bombaggi a ritroso, a rimorchio, arriva Vitturini, gran diagonale, palo, poi ci mette la mano Confente, autogol, ma io do il gol, la rete io la attribuisco tutta la vita a Vitturini che se lo merita, è il primo gol in maglia biancorossa per Davide Vitturini, classe 1997, tra l'altro un tiro calibrato di interno destro, proprio ci ha mirato, voleva fare proprio quello, poi chiaro il portiere ci ha messo di suo con il tocco involontario e quindi si parlerà sicuramente di autorete di Confente, ma noi attribuiamo il gol a Vitturini. Queste sono altre azioni del match, naturalmente noi le stiamo commentando al buio perché non sappiamo come sono state assemblate. Vediamo il Catania che ci prova nel secondo tempo, anzi nel primo tempo, siamo ancora nel primo tempo con la respinta di Diakité, e queste sono invece le immagini della ripresa, il calcio di punizione di Costa Ferreira.
Ravenna, altra grande opportunità a disposizione del Teramo, segnatamente di Pinzauti che tira debolmente, forse c'è un fallo ai suoi danni, una spinta ai suoi danni, e poi ci prova invece sul versante opposto Pinto, ex giocatore della Pescara, terzino sinistro, ex Ascoli Pescara nella stagione 2018-2019 con Pillon in panchina. Siamo sempre nel secondo tempo, naturalmente il Catania attacca a testa bassa, questo è un tiro telefonato per il portiere del Teramo Lewandowski, siamo all'81esimo nel corso di questa partita, altro calcio d'angolo alla sinistra della porta difesa da Lewandowski, c'è questo tentativo, la palla termina a lato, rimane a terra l'estremo difensore del Teramo Lewandowski, ricordiamo classe 96, si è messo in evidenza qualche stagione fa nell'Avezzano, titolarissimo nella formazione marsicana in Serie D, poi ancora Teramo in contropiede, potrebbe segnare il gol del 2-0, c'è questa conclusione crediamo di Lari, se non vado errato, sì mi sembra proprio lui, anzi no, di Mungo, era Mungo entrato in corso d'opera. E poi ancora il Catania che prova nel finale di partita a riequilibrare le sorti del match, la palla termina in fallo laterale, siamo al 93esimo, il Teramo difende con grande sicurezza il gol che ha deciso il match, cioè quello del, appunto, realizzato da Vittorini al 29esimo, e finisce proprio qui la partita. Il Teramo, mi pare di capire dalle immagini, ha rischiato poco o nulla. No, ha fatto una grande gara, no? Infatti. Una grande gara di personalità fuori casa in un campo difficile, però oggi guardavo la tua intervista al presidente e al di là dell'aspetto tecnico, dell'aspetto di campo, non è stata un'intervista che mi ha lasciato ben sperare per il futuro di questa piazza, che è una piazza importante. L'ho visto un po', come hai detto tu, un po' scoraggiato. Io ho detto scarico. Un po' scarico, un po' scoraggiato, l'ho visto con meno entusiasmo rispetto al presidente che avevamo conosciuto. E non l'ha detto in modo esplicito, ma mi è parso di capire che si sente da solo, senza aiuti. Ed è una cosa triste per una realtà come Teramo, dove arriva un imprenditore che investe, che vuole cercare di fare bene e non ha aiuti da un'amministrazione comunale, mi viene di pensare. E quindi al di là del campo, e facciamo i complimenti al mister che conosco anche, magari lui nemmeno si ricorda, però è un ragazzo che secondo me ha qualità, ce l'aveva da giocatore, lo sta dimostrando da allenatore, con una squadra meno forte rispetto a quella degli ultimi anni, sta facendo bene. Mi auguro che il presidente ritrovi un po' di entusiasmo, perché Teramo è una realtà troppo importante per il calcio abruzzese in questo momento storico, dove l'unica piazza di grande rilievo, ci auguriamo che continui ad esserlo, è il Pescara. Teramo deve continuare a fare calcio in modo importante. Assolutamente, vittoria preziosa, vittoria meritata per i biancorossi, tra l'altro i biancorossi torneranno in campo turno infrasettimanale mercoledì prossimo in casa contro la Ternana, ore 17:30, Ternana che ha battuto in rimonta il Bari in vantaggio al secondo minuto, quindi in avvio di partita con il centrocampista Maita. La Ternana ha pareggiato all'82esimo col difensore centrale il croato Kontek, e al 96esimo il gol vittorio è arrivato con uno dei suoi giocatori più rappresentativi, credo che sia anche capitano, Defendi, ex Bari e tante altre squadre, ex Atalanta, insomma giocatore di grandissima esperienza. Ternana batte Bari 2-1, l'Avellino era in vantaggio sul campo del Monopoli 1-0, la rete di Sonny D'Angelo sul calcio di rigore, ma è arrivato il pareggio di Zambataro del Monopoli, allenato da Scienza al minuto 93, vedi come cambiano le cose, anche se la Ternana aveva già un corposo vantaggio, era di 7 punti, ma la Ternana deve recuperare una partita con la Cavese che è ultima in graduatoria. Credo che dopo questa vittoria la Ternana abbia già chiuso i discorsi. Penso che nessuno si toccherà, certo, si toccherà nulla se diciamo che la Ternana è la squadra più forte della categoria e al 99% ha già un piede in Serie B.
Leone ha fatto un ottimo lavoro, bisogna riconoscerlo, il buon Luca Leone. Il Catanzaro ha battuto la Virtus Francavilla 1-0, Monopoli Avellino 1-1, Ternana Bari 2-1, Catania Teramo batte Catania 1-0, era l'anticipo delle 12.30, sta per cominciare Potenza Vibonese, mentre alle 20 di fronte giocheranno Paganese e Palermo, il match tra Paganese e Palermo alle 20 di questa sera. Chiudiamo qui, terzo tempo live, come sempre prezioso il contributo di Fabio Ferraresi, complimenti per la giacca. L'ho risfoggiata, era da un po' che giacca, una giacca da grandi serate, diciamo. Adesso appena vinciamo una partita devo fare un po', pure un po' di saluti, ma aspettiamo una vittoria importante. Aspettiamo. Sì. Martedì di nuovo qui, ore 23 dopo Pescara-Ascoli. Grazie ancora a Fabio Ferraresi e a voi per l'ascolto, ancora una buona serata.